Amici dello sportello del cittadino, quando vedrete queste immagini capirete, ma già lo sapete bene, come davvero Taranto sia la città della illegalità, la capitale della illegalità. Mi rendo conto che il servizio odierno mi scatenerà parecchie antipatie e probabilmente ci potrebbero essere anche ritorsioni, anche fisiche, sulla mia persona, perché andare a riprendere gli abusivi e sbattere la loro immagine, le loro gesta in televisione e sui social certamente è qualcosa di molto pericoloso, ma sinceramente non me ne frega più di tanto. Nella mia vita ho avuto sempre coraggio e continuo ad averne, costi quel che costi. Ho creato, ho sfidato i Riva, sono stato sbattuto fuori da un emittente perché dicevo la verità, ho creato una nuova realtà editoriale. Non mi faranno certo paura certi abusivi, molti dei quali, non tutti, sono anche avanzi di galera. Ci siamo fatti una bella passeggiata in macchina attraverso le strade centrali di Taranto, via Mazzini e via Cesare Battisti, e come vedete dalle immagini c'è di tutto di più, da venditori di cozze a venditori di frutta. È qualcosa di incredibile. Signori, basta con questa logica del dire ma questa è gente che deve vivere, cerchiamo di capire, meglio che vendano abusivamente la frutta piuttosto che vadano a fare degli scippi. Signori, io non voglio la logica del male minore. Qui a Taranto bisogna ripristinare la legalità. Punto e basta, perché non ci sono i dritti e i difessi, non ci sono coloro i quali pagano le tasse, i commercianti che vengono strozzati, tra virgolette, dalle tasse, e poi ci devono essere gli abusivi che devono fare i comodacci propri. Questa è la situazione fotografata, filmata. Ora però devo tirare forte, forte, forte le orecchie all'amministrazione comunale di Taranto e alle forze dell'ordine e al corpo di polizia municipale. Massimo rispetto per le istituzioni che rappresentate, però devo dire, non offendetevi, ma dimostrate di non essere all'altezza del compito nel momento in cui si verificano queste situazioni. Tutti sanno che in queste zone, in queste precise zone, ci sono gli abusivi. Cosa aspettate ad intervenire? Signor Questore, comandante dei Vigili Urbani, comandante dei Carabinieri, comandante della Guardia di Finanza, ma vi rendete conto di questa situazione? Vi rendete conto che Taranto è diventata la capitale dell'illegalità? Vi rendete conto? E quando interverrete? Quando, mi domando? Noi stiamo distruggendo la nostra città, la nostra economia, anche per queste figure di soggetti illeciti che svolgono qualcosa di illecito. Per non parlare poi dell'immagine che Taranto subisce a livello turistico, perché un turista che viene e vede una situazione del genere, neanche a Forcella accade questo. Poi in una delle prossime puntate parleremo anche di altri abusivi, dei parcheggiatori abusivi, ma una cosa per volta. Queste immagini gireranno Taranto, non me ne frega niente della privacy, non me ne frega niente, perché c'è la responsabilità dell'abusivo, ma c'è anche la responsabilità di chi acquista dall'abusivo, che è parimenti corresponsabile. La mia è una denuncia forte, il mio modo di fare giornalismo è abbastanza aggressivo, tra virgolette, io non ho peli sulla lingua, io non ho paura neanche di criticare le istituzioni. Ripeto, massimo rispetto per le istituzioni, per le forze dell'ordine che fanno il loro dovere e rischiano anche la vita, però non è possibile, lo ripeto, comandante dei Vigili Urbani, sindaco di Taranto, comandante dei Carabinieri, Questore, comandante della Guardia di Finanza, lo ripeto per l'ennesima volta, non è possibile che Taranto sia ridotta in questo stato. Voi lo sapete, ve lo stiamo facendo vedere e dovete intervenire una volta per tutte. E per favore,
che nessuno mi accusi di essere il fascistello di turno, non sono certo fascista e aborro il fascismo come ogni altra forma di dittatura, non sono un populista, non sono un demagogo, sono un modesto cittadino, un modesto giornalista che vuole dare il proprio contributo per migliorare la vivibilità urbana, costi quel che costi. Non sono un supereroe, ho paura certamente che qualche mascalzone di turno mi incontri per strada e mi aggredisca, ci potrà anche essere, potrà anche succedere, ma non mi fermo, combattiamo l'illegalità.